Lecce e successivamente confermato dal test condotto sullo stesso campione al Policlinico di Bari. Questo è ufficialmente dunque il primo caso di contagio registrato ad oggi nel leccese, che fa salire a quota 6 i casi pugliesi. Il paziente si è dapprima recato in ospedale a Galatina, avvertendo i primi sintomi riconducibili al coronavirus, ed è lì che si è proceduto al primo tampone, analizzato poi nel nosocomio leccese, a confermare quel primo risultato positivo l'esito del successivo test al Policlinico di Bari. L'uomo ha 58 anni e, stando a quanto si è appreso, ha un'attività lavorativa a stretto contatto con il pubblico. Nei giorni scorsi si sarebbe recato regolarmente al lavoro. L'uomo è attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Galatina. Il pronto soccorso che lo ha accolto in prima battuta è stato subito chiuso per la sanificazione. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce, intanto, fa sapere che è stata subito avviata l'acquisizione di tutte le notizie necessarie su spostamenti e contatti avuti dall'uomo, per poi procedere con l'isolamento fiduciario. Libro come i racconti del coronavirus dell'autore Domenico Sirusa, perché noi abbiamo ospitato questi racconti in pieno lockdown già dall'anno scorso, quando il nostro autore amava mettersi allo scoperto e si firmava con lo pseudonimo M. Però il primo nucleo di racconti ha visto la luce proprio su Ambiente Ambiente. E naturalmente ci è sembrato giusto, ora che questi racconti sono diventati 30 nuclei con un epilogo, ci è sembrato giusto presentarli da parte, farli presentare proprio da Ambiente Ambiente e da me. Questo libro nasce da una esperienza che l'autore ci racconterà, un'esperienza andata avanti nei mesi, e che ha un po' voluto fare il punto in una maniera un po' originale su quello che abbiamo passato e che stiamo passando. Prima però di dare inizio alla serata, io vorrei che il sindaco di Otranto, Pierpaolo Caridi, ci possa portare il saluto della città. Grazie, sicuramente porto il saluto del mio personale e dell'amministrazione a tutti voi, e un ringraziamento per questa importante presenza, come hai detto tu, Lucia. È particolarmente sentito questo momento, questo incontro, e sono contento. Per questo io ringrazio sicuramente l'autore del libro, che ho avuto il piacere di ricevere, di leggere, e ringrazio anche i graditi e importanti ospiti che oggi hai portato qui ad Otranto, perché il libro nasce, come hai detto prima tu, in questo periodo di Covid, e quindi il racconto e le valutazioni e le considerazioni partono da questo, e chi meglio del professore assessore oggi Lopalco, che voglio ringraziare pubblicamente per il lavoro che lui ha saputo svolgere e ha svolto sempre nella sua vita da scienziato sul tema specifico del Covid, e poi ha voluto, possiamo dirlo, assessore, sporcarsi le mani per entrare in politica e darci anche un contributo fattivo e pratico sulla organizzazione del sistema anti-Covid in Puglia, e un processo di vaccinazione che sta andando benissimo e siamo tra le prime regioni in Italia, e questo è un dato importante. Ritornando al libro, come ti dicevo prima, io l'ho letto, è un libro che nasce dal Covid, ma che però andrà sicuramente oltre il Covid, nel senso che noi adesso siamo in una fase che stiamo per superare, io me lo auguro che sia veramente così, però voglio dire, siamo quasi tutti vicini alla vaccinazione, o l'abbiamo fatta, quindi iniziamo a vedere un momento di luce dopo due anni di grandi difficoltà, e quindi è un libro che vuole anche aprire spunti di riflessione, secondo me, per questa ripresa, per la fase della ripresa, perché tutti siamo andati a dire che adesso bisogna ripartire, che probabilmente ripartiremo meglio di prima, perché qualcosa questo Covid ci ha insegnato. Io me lo auguro, e secondo me la lettura del libro può aiutare proprio ognuno di noi a fare tutta una serie di riflessioni su quello che siamo stati e quello che potremmo essere, proprio per far magari, per ripartire meglio. Concludo
il libro è bellissimo, si legge velocemente, contrariamente al fatto che lo si legge velocemente e sembra anche strutturalmente semplice, poi, come dicevo prima, per tutta una serie di riflessioni che genera dentro di te, assume, diciamo, una dimensione diversa. Concludo con una frase finale di uno dei racconti che mi è piaciuto particolarmente, che è quello, non lo svelo perché poi ognuno se lo leggerà, quando la bambina conclude dicendo: da oggi in poi io cercherò sempre la luce. E quello sicuramente è un messaggio, diciamo, di vita fortissimo, che hai saputo dire con un piccolo e breve racconto, ma con delle parole veramente intense e perfettamente azzeccate. Complimenti. Paolo Caridi, che mi ha dato anche l'occasione di introdurre gli ospiti, quindi vi presento gli ospiti che accompagneranno la conversazione insieme all'autore e poi passeremo all'autore. E cominciamo per ordine di incarico con il professore Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità e benessere animale, nativo di Mesagne, 57 anni, laureato all'Università di Bari, è epidemiologo. È professore ordinario di igiene all'Università di Pisa, ha lavorato per 10 anni dal 2005 al 2015 al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie a Stoccolma, è stato a capo di un programma proprio lì per le malattie prevenibili da vaccino, è autore di oltre 170 pubblicazioni su riviste scientifiche e di testi didattici e divulgativi sul tema delle malattie infettive, tra cui epidemiologia facile, il volume Comunicare vaccini per la salute pubblica. È stato coautore di una edizione internazionale di un volume sui vaccini, vincitore di vari premi di divulgazione scientifica e da marzo di quest'anno responsabile per nomina del Presidente della Regione Michele Emiliano, responsabile della struttura speciale di progetto Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche, quindi è stato eletto consigliere nonché nominato assessore a queste recenti elezioni. Non è escluso che si ricandidi alla prossima tornata, gli piace molto la musica, suona la chitarra e di quando in quando si incontra per degli happening estemporanei con i suoi colleghi della salute pubblica per suonare un po' e pare anche molto un po', sì, decisamente. Alla mia destra invece abbiamo Domenico De Santis, attualmente in regione vice capo di gabinetto della presidenza. Classe 1982, Varese, una vita al servizio prima del DDS e poi del PD. È stato segretario regionale pugliese, infatti, della sinistra giovanile, tra i fondatori dell'associazione studenti.net, ha ricoperto vari incarichi sempre nell'ambito dei democratici di sinistra, attualmente nel PD, è molto attento ai temi sociali, alla scuola, all'immigrazione, curioso dei processi di integrazione europea nei paesi balcanici, ed è stato promotore di varie iniziative, tra cui la legge per l'accesso universale ai saperi open source e la proposta per l'accesso gratuito alla rete wifi. Ha collaborato con varie testate, tra cui anche con l'Unità, è autore di saggi politici, è stato a varie riprese dal 2015 consigliere regionale, aspettiamo il 29 settembre per sapere se sarà consigliere regionale anche in questa legislatura, quando cioè il TAR si pronuncerà sul suo ricorso. Da 6 anni è cittadino di Otranto, passa le vacanze, cittadino pagante, ecco, pagante le tasse qui a Otranto, dove passa le vacanze. E passiamo infine al nostro autore, Domenico Semisa, barese, classe 1956, 65 anni. Lui dice che il 56 è una buona annata perché è nato Beethoven, Mozart, cioè nei secoli, Freud, quindi diciamo da psichiatra e Mozart, quindi da psichiatra non può che fare dei paragoni. Attualmente è direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Bari, direttore ad interim del Dipartimento Dipendenze Patologiche della stessa ASL. È anche presidente della SIRP, Società Italiana Riabilitazione Psichiatrica, cofondatore e consigliere nazionale del Collegio dei Dipartimenti di Salute Mentale, consulente della Regione Puglia per la Salute Mentale. In questa veste fa parte del tavolo tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.
docente nel corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica, è anche una persona che ama viaggiare, ama la lettura, e Gianni in particolare nel suo piccolo si ritiene un esperto in materia, gli piace molto osservare i comportamenti delle persone. Forse è per questo che ha deciso di cimentarsi nella scrittura di questi racconti. Questi racconti del coronavirus, 39 in tutto, accompagnati da un epilogo con dedica. E mi piace dire anche che in questa dedica un pensierino su qualche persona di Otranto il nostro autore l'ha fatto. Non ve lo svelo, però anche questo è qualcosa che lega questo libro a questa città. Allora entriamo subito in argomento e chiediamo al dottor Semisa come è nata questa idea di scrivere dei racconti dedicati sul coronavirus. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, devo ringraziare la città di Otranto che mi ospita e che ospita questa iniziativa, devo ringraziare anch'io il professor Falco, il dottor De Santis, che sono degli amici, oltre che colleghi di lavoro a diverso titolo, per la loro presenza qui. Devo ringraziare Lucia Stinzano e tutti voi che siete qui presenti. Allora, come è nato questo libro? Io ho iniziato a scrivere in maniera assolutamente imprevista. Ho iniziato ad aprile dell'anno scorso. Quando ho sofferto come tutti noi del primo lockdown, quindi sono rimasto chiuso in casa a fare i conti con la mia impotenza, con la mia rabbia, con la noia, con la distruzione di tutte le abitudini e di tutte le relazioni, come è capitato a tutti quanti noi, e la qualcosa mi ha fatto incavolare moltissimo, come è capitato a tutti quanti noi. Dovevo dare uno sfogo a questi sentimenti negativi e ho cominciato a scrivere per gioco. Era il periodo in cui in tanti scrivevano articoli scientifici molto impegnati sulle novità della pandemia e del virus, ancora non si parlava di vaccini, e anche molti colleghi psichiatri e psicologi scrivevano libri impegnati su storie di sofferenza approfondite, importanti, introspettive, non sempre vivaci, se vogliamo dire così. Però io ho deciso di scrivere in maniera diversa, cioè ho scritto dei racconti brevi o brevissimi, di taglio ironico, talvolta grottesco, puntando alla leggerezza, spero non alla banalità o alla superficialità, e alla sintesi, in modo tale da non annoiare il lettore e non annoiare me stesso mentre scrivevo. E così ho cercato di raccontare delle piccole storie, anche tragiche, anche cruente, non sempre divertenti, ma con un tono il più possibile leggero. È quello che ho cercato di fare. Chi legge mi sta dicendo che lo trova piacevole e veloce da leggere, e se chi legge si diverte come mi sono divertito io a scriverlo, questa è una cosa che mi fa piacere. Potrebbe sembrare un controsenso scrivere divertendosi del coronavirus, invece forse non è così. E a questo punto io chiederei proprio ai nostri ospiti, prima al professor Lopalco e al dottor De Santis, cosa ha colpito di questi racconti. Prego, professore. Insomma, è una domanda piuttosto complicata. Innanzitutto, un minuto, devo fare due correzioni al curriculum. Perché? Prima correzione, dal 1° luglio di quest'anno io sono professore all'Università del Salento. Ho chiesto trasferimento, ci sono sono orgogliosamente professore di genere dell'Università del Salento. Altro elemento che manca nel mio curriculum è che è vero che sono dilettante musicista, ma la mia prima esperienza musicale è stata insieme con degli amici in cui negli anni 90 abbiamo fondato il Canzoniere di Terra d'Otranto. Canzoniere di Terra d'Otranto che fu e da tutti riconosciuto con il suo disco Bassa Musica, l'evento che in qualche maniera ha rilanciato la musica popolare salentina. Quindi sono, diciamo, fra i responsabili. Diciamo, se qualcuno odia la pizzica, ecco, uno dei responsabili sono io. Allora dobbiamo andare.
sindaco, dobbiamo invitare il Cavaliere di Terra d'Oro, se riesce a riformarsi. Comunque, sa, a parte gli scherzi, però ci tenevo perché appunto le mie radici salentine sono forti, mi piace rimarcarle. Cosa mi ha colpito di questo libro? Allora, innanzitutto bisogna dirlo, è ben scritto, è proprio una bella penna, complimenti, è un piacere leggerlo, si legge molto facilmente, e il tono, la cosa che colpisce di più, appunto qualcuno dice, ma come è possibile, dopo una tragedia come la pandemia, come è possibile trovare anche dei momenti di leggerezza o dei momenti di ironia? Cioè, attenzione, perché io credo che il linguaggio dell'ironia non sia affatto un linguaggio leggero. L'ironia non è leggerezza, l'ironia probabilmente è proprio la chiave di ragionamento che ci permette forse di andare anche più a fondo nelle cose. Quindi alcuni racconti che sembrano essere leggeri, uno per tutti, l'ho letto nel bambino a Babbo Natale, bellissimo. No, non vi voglio rovinare diciamo la sorpresa, però c'è una trilogia di lettere a Babbo Natale da un bambino con scritto col Barezzo, si capisce il Barezzo, Vito, è proprio Barezzo. Lo scritto è quello, lo conosco bene, da tanti anni che lo sono andato. Si rivolge appunto prima a Babbo Natale, voi vedete che va bene, si rivolge alla Befana, bellissimo. Però ecco, negli occhi di questo bambino si legge anche tutta la complessità di quel periodo, no? Come i bambini hanno potuto affrontare questi momenti in cui vedevano appunto i genitori che comunque avevano problemi, i genitori che non pensavano ai bambini perché stavano pensando ad altro, perché magari avevano problemi di lavoro, perché avevano i problemi che tutti hanno passato durante la pandemia. Ecco, quello che secondo me è importante in questo racconto, in questa serie di racconti, è che l'aspetto medico praticamente non esiste. E questo secondo me è l'elemento di novità, in quanto ci fa capire come la pandemia tutto è probabilmente tranne che un problema medico. Cioè, il problema medico probabilmente è l'ultimo dei problemi. La pandemia è un problema sociale, è un problema economico, è un problema di salute a 360 gradi. Cioè non è il problema di un virus che fa venire la febbre e poi qualcuno fa venire la polmonite e poi la polmonite peggiora e si va in terapia intensiva. No, è un problema in cui un virus entra in una società, entra in una popolazione e la sconvolge partendo dalla salute, partendo dalla sanità, partendo dall'intasamento degli ospedali, partendo dal fatto che chi ha altre malattie non riesce a curarsi adeguatamente, chi ha bisogno di assistenza non trova l'assistenza perché gli infermieri sono impegnati in altro. Ecco, ma poi come effetto che a noi sembra secondario, che invece in questo libro diventa un effetto primario, questo virus sconvolge le vite. Stravolge le vite, perché sconvolge l'economia, perché sconvolge la socialità, perché blocca il mondo della scuola, perché blocca l'educazione, ci fa stare distanti. Però ecco, in questa tragedia credo tu hai saputo trovare, e questo davvero bisogna rendertene merito, hai saputo trovare delle scintille, no? Cioè dei barlumi, delle scintille di bellezza anche. Non so, l'amore è scoppiato in un certo modo, no? Nella tragedia che scoppia un amore, un'amicizia, e quindi è difficile dire cosa mi ha colpito. Sono tante le cose che mi hanno colpito. Ecco, quello che possiamo dire con una battuta è l'originalità. Se l'aspettavo che uno psichiatra scrivesse libri del genere? Da uno psichiatra mi aspetto di tutto. Impressioni su questo libro, anche lì, perplessità. Allora, avendo fatto centinaia di presentazioni anche dei libri miei in Italia, la prima cosa che vi consiglio è di acquistarlo. Ora vi spiego perché. Prima di tutto il libro inizia con il virus che si racconta.
che il virus diventa persona e si racconta al mondo. È un po' come, non so se vi ricordate, il monologo di Edoardo De Filippo, in Questi fantasmi, quando lui a un certo punto, siccome non riesce ancora a farsi carico del fatto che esistano i fantasmi, in realtà era l'amante della moglie, lui a un certo punto diventa il caffè e si medesima nel caffè, si racconta. Ora io non so se lui ha preso, se il professor Semisi ha preso spunto da Edoardo De Filippo, però a me il primo capitolo è, diciamo, sembra proprio, come dire, un richiamo a questi fantasmi di De Filippo. E quindi, diciamo, anche lì, nel primo capitolo, diciamo, inizia questo viaggio, no? Dentro un po', è vero che non si parla di medicina, però è un po' il viaggio dentro la psiche di quello che abbiamo vissuto, no? E la sociologa mi verrebbe di dire che abbiamo vissuto una fase complicatissima, ma soprattutto nuova. E questo libro lo rappresenta, lo racconta, e racconta le tre fasi differenti. Il primo lockdown, poi racconta alcuni racconti sono ambientati nella fase di ripresa, no? L'estate scorsa, poi la terza ondata, quella che ha fatto più vittime, più contagiati, e quindi la delusione psicologica che dopo la libertà siamo ritornati in casa, no? Sono le limitazioni, c'è tutta una serie di racconti sul giallo, sull'arancione, sul rosso, un po' tutto quello che abbiamo visto noi qui in quella fase. Non è che ci abbiamo capito granché, no? O Pierluigi nella task force sul coronavirus, io dovevo lavorare con le imprese, con i sindacati, a spiegare che cosa dovevamo fare per evitare i contagi, no? Perché funzionava che Pierluigi e il team che lavora con lui ci raccontava e ci diceva: vedete, dobbiamo fare, assumere queste restrizioni, non bisogna aggregarsi. Quindi poi noi dovevamo tramutare, no, in ordinanze, in decreti, in un lavoro con le attività economiche per evitare di farle chiudere, me quante sono chiuse purtroppo in questo periodo. Ed è un viaggio, no, che io a un certo punto ho visto, per esempio nella terza fase c'è un racconto che è un racconto che secondo me è stato scritto prima dell'inizio di quello che poi è successo davvero, perché il libro, se ci so, è stato pubblicato in gennaio 2021, no? Però c'è un capitolo che, in cui praticamente l'autore racconta la divisione della società italiana tra il partito solidale e il partito produttivo, in cui ci si divide, perché noi siamo bravissimi, siamo un po', diciamo, la nazione che è brava ad essere ad allenare, è brava, ora siamo specialisti in politica internazionale in queste ore. Tra l'altro forse qui, questo qui è anche il luogo migliore per ricordare non solo quello che sta accadendo, per lanciare un messaggio di speranza al popolo afghano, ma anche per ricordare un grande uomo come Gino Strada, che è venuto a mancare qualche giorno fa, no? Tanto è nota per essere bella, aperta all'est, al mondo, al Mediterraneo, quindi ricordarlo in questa città è particolarmente doveroso. In questo capitolo, a un certo punto lui, quindi prima che succedesse questa discussione, che poi c'è stata, no? Perché al di là del colore politico, poi ci si è divisi, no? C'erano alcuni partiti, alcuni esponenti di partiti che dicevano che bisogna vaccinare prima i più fragili, e altri che dicevano no, bisogna vaccinare prima chi lavora, altri dicevano no, bisogna vaccinare prima i più anziani, ma chi se ne frega degli anziani, bisogna invece vaccinare quelli che devono ottenere il PIL alto, perché sennò poi non si può mangiare. Beh, lui lo scrive 3 mesi prima di questo dibattito, che era un dibattito surreale, no? Perché quando la politica si occupa di cose di cui non si dovrebbe occupare, spesso si occupa di cose di cui non si dovrebbe occupare, e purtroppo siamo stati settimane bloccati per capire se dovevamo vaccinare prima le persone che rischiavano di morire, oppure se dovevamo vaccinare le persone che producevano, tra virgolette. Poi saggiamente, diciamo, per fortuna, avendo in Italia grandi scienziati, a un certo punto gli scienziati hanno prevalso rispetto alla politica partitica. Però è molto bello questo capitolo, perché racconta questa diatriba, no? E lo fa senza inventando poi i partiti, le varie situazioni che sono avvenute, che poi davvero si sono verificate.
però pure al centro il grande tema di questa fase del coronavirus, che è la lotta e lo scontro che c'è stato tra il tema del lavoro e il tema della salute, che invece è il tema centrale del mondo contemporaneo in cui viviamo. E poi l'ultima cosa che volevo sottolineare del libro, per provare a convincermi a leggerlo, perché le presentazioni servono per questo, e invece il racconto numero 11, che è all'inizio del libro, però si chiama Ripartenza. Ora non ve lo leggo tutto, però è bello perché noi nel primo lockdown abbiamo avvertito un po' tutti noi come cose che ritenevamo scontate erano molto importanti. Il bacio alla propria madre o al proprio figlio che non abita in casa, ho tanti abbracci, la mano ancora oggi, noi continuiamo a dare la mano quando invece non dovremmo dare la mano perché non siamo usciti, no? Professore, giusto? È ancora così, a lui c'è lo solo Paolo. E però a un certo punto in questa ripartenza io vorrei leggervi alcuni pezzi, lui fa un elenco e dice che cosa succede quando capiamo che davvero stiamo ripartendo, cioè stiamo tornando alla libertà. È divertente, però vi leggo solamente alcuni passaggi. Lui dice la ripartenza è quando chiami l'ascensore e aspetti 15 minuti perché c'è quello del piano di sotto che tiene la porta aperta che sta aspettando il marito che fa sempre ritardo che deve entrare nell'ascensore. E questa è la ripartenza. La ripartenza è quando c'è un tamponamento in tangenziale e la coda di 4 km, noi odiamo le code, però non so se vi è capitato, no? Dopo quando le città erano spettrali, poi quando è ritornato il traffico, no, finalmente il traffico, io me lo sono detto, diciamo una cosa assurda, forse avrò problemi psichiatrici, quindi prima o poi dovrò rivolgermi al professor Semis, ma l'ho pensato davvero. Oppure a un certo punto dice quando sei bloccato nel parcheggio una macchina in doppia fila, immaginatevi un film, no? Uno dentro la macchina e che dovrebbe bestemmiare invece ritorna alla normalità e dice che bello, finalmente c'è nuovo il caos in giro, no? Oppure quando finalmente, no, non ci sono tutti i colleghi del professor Lopalco in televisione, ma finalmente si inizia a parlare di Albano e Romina Power. E quindi è ritornata, oppure ritorna il Grande Fratello, dicendo, no? Oppure quando si ritorna per strada c'è tanta gente ma nessuno porta più il cane. Non so se vi ricordate, no? All'inizio si cercava di andare e uscire, di uscire di casa e si faceva uscire il poveretto del cane 10 volte al giorno perché era l'unico modo per poter uscire. Ora non vado oltre, però per dirvi, è un libro vero che secondo me si iscrive dentro la cultura contemporanea perché ha anche tratti molto profondi, richiami culturali anche al verismo italiano di metà Novecento, citato De Filippo, molto citato anche Scarpetta, ed è un libro per cui vale la pena alzarsi alla fine della nostra presentazione e aprire il portafoglio perché è davvero divertente. Allora, proprio un punto interessante, cioè molti di questi racconti sembrano profetici, scritti da un vero Paolo Fox, un vero preveggente di quello che sarebbe successo di lì a qualche mese. Manca l'ultima sezione che è quella del vaccino e lì ci sarebbe da sbizzarrirsi oltre quello, appunto, questo racconto scritto prima di tutto quanto. Ma se è vero che molte situazioni poi si sono verificate, vuol dire che in questa pandemia tutto era prevedibile? No, allora, io forse direi una cosa diversa. Quando le situazioni hanno iniziato a verificarsi, io mi sono stupito, perché hanno iniziato a verificarsi situazioni che io avevo dipinto come grottesche, proprio quella che ha citato Domenico De Santis, no? L'idea che si potesse dare il vaccino prima alle persone che producono e gli anziani, i disabili, le persone fragili se la vedessero per conto loro, era una idea grottesca che io ho disegnato come assurda. Racconto anche questo aneddoto. Quando poi ho visto che un assessore alla salute di una importante regione del nord, qualche mese dopo l'ha proposta, ufficialmente, per fortuna, la
la sua proposta è stata disattesa, e voi probabilmente ricordate chi era quell'assessore, quell'assessora, e io ho deciso di sbrigarmi a pubblicare i racconti perché ho pensato qua la realtà mi frega tutte le idee, nel senso che sopravanza tutte le cose che avevo descritto come assurde. Quindi si sono verificate cose che prima noi avremmo ritenuto assurde, ma voglio dire, il libro ne descrive alcune, ma se noi ci guardiamo intorno, io ho ancora in testa tanti spunti che mi girano e che rendono la situazione nostra per certi versi fantascientifica. Secondo la definizione di Fruttero e Lucentini di fantascienza, c'è qualcosa di assurdo che sta nelle cose, non il marziano con tre teste che scende sulla Terra. Faccio un esempio, c'è stato un momento, ora siamo un po' più calmi, ma poi vedremo a settembre cosa succederà, in cui noi abbiamo reagito in maniera arrabbiatissima, e ancora oggi lo facciamo, nei confronti degli assembramenti, dei ragazzi che si assembrano, eccetera. Qualche anno fa noi avremmo avuto quelle reazioni arrabbiatissime se avessimo visto bande di scippatori o di spacciatori di droga o rapine in banca. Oggi noi reagiamo in questa maniera e colpevolizziamo ragazzi che in modo truffaldino, di nascosto, cosa cercano di fare? Stare insieme, divertirsi, abbracciarsi, giocare, scherzare, bere. Allora, è una cosa che adesso sembra normale, ma se ci pensiamo un attimo, noi consideriamo delinquenti ragazzi che vogliono stare insieme per divertirsi. Sarebbe normale considerare delinquenti ragazzi che si riuniscono per scippare, per aggredire i disabili, per rapinare le banche, no? Allora, vedete come gli spunti fantascientifici fanno parte del nostro quotidiano e stiamo cominciando a considerarli normali. Da questo tipo di riflessioni prendono spunto certi racconti che portano al paradosso, poi ovviamente io ho colto degli spunti, poi li ho molto esagerati, li ho deformati, e per questo poi la realtà ci ha pensato a cercare di sopravanzarne. Prima di rivolgere una domanda al professor Lopalco, io volevo fare una brevissima domanda al sindaco Caridi, proprio perché il discorso degli assembramenti chiama in causa moltissimo le località di villeggiatura come Otranto. Allora, siete arrabbiatissimi anche voi? Noi dobbiamo poi sempre, ci troviamo a mediare le situazioni, e quindi cerchiamo sempre il punto d'incontro tra la necessità comunque di aprire, di riattivare il percorso turistico della città, di riaprire le attività imprenditoriali, quello anche di consentire alle persone di uscire, di riprendere una vita sociale, di riprendere il divertimento che non hanno potuto avere per 2 anni, e quello della salute, della tutela. Devo dire la verità, non è facile, per cui spesso succede che una posizione sopravanza rispetto all'altra, e quindi magari c'è la necessità di intervenire. Abbiamo deciso anche poi con le forze dell'ordine di stabilire determinati paletti, determinati criteri. Abbiamo cercato di osservarli, di seguirli, e nel momento in cui sono stati superati si è intervenuti poi per bloccarli e per evitare che potessero andare oltre. Quindi un bel po' di tolleranza, altrimenti già noi, diciamo, avremmo problemi a stare oggi con le norme vigenti qui in questa forma. È evidente però che la tolleranza è stata dettata anche dalla consapevolezza che intanto c'era stato un processo di vaccinazione molto spinto, e quindi tutta una serie di tutele le avevamo già adottate, indipendentemente magari dal quadro normativo che in certi momenti poi ritardava certe azioni, poteva magari ritardare certe azioni, come giusto che sia. Quindi quelle tolleranze si sono verificate proprio in quegli spazi in cui ritenevamo che nella sostanza alcune cose si potessero fare e che la forma poi di lì a poco, diciamo, ci avrebbe dato ragione. Quando il limite è stato superato, poi c'è stato l'intervento della polizia. Quindi, diciamo, si può stare sereni, tranquilli.
parlato, come sufficientemente. Tra l'altro ricordo che domenica c'è stato proprio il camper per le vaccinazioni libere a Sportello, quindi chiunque il 15 giorno di Ferragosto. Allora professore, torniamo al nostro libro. Gli esperti non sempre ci fanno una bella figura in questo libro, va bene? E diciamo che anche noi siamo golosi di notizie, non affamati, golosi di notizie dei cosiddetti esperti. Abbiamo l'immunologo, abbiamo l'epidemiologo, abbiamo il virologo, adesso abbiamo scoperto che esistono i vaccinologi, perché vaccinologi, perché la Mattel, produttrice di Barbie, della bambola Barbie, ha creato una speciale versione in onore di questa ricercatrice Sara Gilbert, cofondatrice del vaccino AstraZeneca. Quindi abbiamo una miriade di esperti. Lei è un immunologo, no? Ah, e allora perché scrivono immunologo? Perché allora vuol dire che c'è confusione. Sì. Ecco, allora ci vuole spiegare la sua qualifica e in cosa consiste la differenza rispetto agli altri. Non so se voi ricordate il film Ricomincio da tre, no? Troisi, che doveva fare soltanto un viaggio a Firenze, tutti era napoletano, tutti lo fermavano, cioè emigrante, lui diceva no, sono un turista, cioè. Alla seconda domanda, emigrante, alla terza dice sì, sono emigrante. Lo stesso è successo a me. Io la prima volta ho cercato di spiegare che io sono un igienista, sono un professore di igiene, esperto di epidemiologia. E mi presentavo come virologo. L'altra volta, virologo, no, ma io non sono virologo, sono igienista. Alla terza volta ho detto sì, sono virologo. E mi hanno cominciato a scrivere virologo. Non sono io. Allora, sì, non è semplice. Sgombriamo il campo. Sgombriamo il campo. Le malattie infettive sono, diciamo, un campo di ricerca molto ampio. Quindi un agente infettivo lo si può studiare da tanti punti di vista. Allora c'è il virologo, che è lo scienziato che studia il virus, cioè studia il comportamento del virus. Lo coltiva in laboratorio e ne saggia per esempio la resistenza ai farmaci, ne saggia la resistenza ai vaccini, eccetera. Quindi è una persona che conosce l'animale, il virus, va bene? Poi c'è l'infettivologo. L'infettivologo è un medico perché l'infettivologo è il medico che cura la malattia infettiva. Quindi è la persona, per esempio, esperta in terapia antibiotica. È quello che cura chi prende la malattia infettiva. Io sono un epidemiologo, un professore di igiene. L'igiene è la scienza della prevenzione, quindi all'interno della scienza della prevenzione sono tante branche. Una di queste branche è l'epidemiologia. Che cos'è l'epidemiologia? È la scienza che studia l'andamento delle malattie. Quindi io, per esempio, se mi mettessi a curare una persona, probabilmente la colperei. Non sono un infettivologo. D'accordo? Io se mi mettessi in laboratorio a cercare di coltivare un virus, probabilmente mi infetterei con quel virus, non sono un virologo. Che cosa faccio? Io studio l'andamento delle malattie infettive nella popolazione, quindi misuro quella che è l'incidenza della malattia, faccio modelli di previsione per vedere come si diffonde questa malattia e poi soprattutto nella mia carriera professionale sono stato un vaccinologo, cioè mi sono interessato di malattie prevenibili da vaccino e quindi come i vaccini funzionano nelle popolazioni e come si fa a vaccinare una popolazione, come si fa a convincere, e oggi è di estrema attualità, a convincere le persone a vaccinarsi, come si fa a superare gli ostacoli alla vaccinazione, chi vaccinare prima e chi vaccinare dopo. Ecco, chi all'inizio diceva dobbiamo vaccinare i giovani perché altrimenti le fabbriche non ripartono, era errato dal punto di vista epidemiologico. Noi dovevamo vaccinare prima di tutti gli anziani, perché altrimenti gli anziani avrebbero intasato gli ospedali e se gli ospedali erano intasati le fabbriche non ripartivano, perché si sarebbe dovuto richiudere la società, d'accordo? Quindi è questo, diciamo, lo spirito di chi fa epidemiologia, di chi fa appunto sanità. Ora, la faccenda degli esperti è bello perché tu l'hai trattata, perché insomma è stato un capitolo importante di questa pandemia, no? Questo proliferare di esperti. Io non do la colpa agli esperti, anche qui non c'è
non c'è chi ha la colpa. E la situazione, si è verificata una situazione unica nel suo genere, mentre quando si dovevano riempire i talk show di, diciamo, esperti di calcio, era facile trovare gli esperti di calcio. Quando si sono dovuti riempire i talk show, cioè questo è stato l'assurdo, bisognava riempire i talk show con persone che parlavano di virus, di pandemia, di trasmissione, R con zero. Io sono andato in una trasmissione del pomeriggio di Rai 1 a spiegare che cos'era R con zero, mi veniva da ridere, perché è una roba che, diciamo, fino a qualche mese fa io spiegavo agli studenti del quinto anno di medicina, ed erano anche poco interessati quando glielo spiegavo. Trovarmi ad una trasmissione di Rai 1 del pomeriggio, quella proprio più seguita dalle casalinghe, a spiegare l'R con zero, dico vabbè, stiamo in un mondo strano, sicuramente il mondo è cambiato, c'è qualcosa che sta succedendo. Però che cosa è successo? È successo che ovviamente trovare tante persone che parlassero di virus e riempire i palinsesti, ovviamente che è successo? È successo che magari l'immunologo, dopo che ha detto le sue due cose di immunologia, gli hanno chiesto, sì vabbè, ma sull'R con zero che cosa mi dice? Ecco, l'immunologo non ha avuto quella forza di spirito e quella forza d'animo di dire no, io di R con zero non parlo perché non è materia mia. Quella forza che per esempio io magari ho avuto tante volte quando hanno cominciato a parlarmi di terapie, io ho detto guardate, io non sono un infettivologo, non voglio parlarvi di tutte le storie sugli antivirali, ecco, io avvisavo i giornalisti, non mi fate quelle domande perché non è materia mia. Ecco, invece c'è qualche mio collega che un po' perché era invitato sempre e quindi doveva sempre trovare degli argomenti nuovi, un po' perché non si è saputo trattenere, ha parlato di cose che non sapeva. E qui si sono create anche quella dissonanza a cui appunto facevi riferimento, degli esperti che non si mettono d'accordo, no? E questo è stato un problema importante di questa pandemia, il fatto che la gente ha detto vabbè, ma gli esperti non si mettono d'accordo, uno dice una cosa, uno dice l'altra. Allora lì un po' era legato a questo fatto, cioè che molto spesso l'esperto a parlare non era poi tanto esperto, cioè era esperto della sua materia ma non esperto di quell'argomento di cui sta parlando in quel momento. Un po' c'è stato perché molti di noi, se non hanno, come dire, una forte esperienza comunicativa, parlano in televisione come se stessero parlando ad un convegno, no? E non è così. Mentre ad un convegno io sto parlando ad un pubblico esperto con cui attivo un dibattito, no? Accendo un dibattito, ed è un dibattito scientifico che si svolge all'interno delle regole del dibattito scientifico, in cui io dico una cosa, provo quello che sto dicendo, e poi c'è un altro che invece mi confuta quello che sto dicendo portandomi altre prove. Nel talk show questo non si può fare. Allora il dibattito scientifico si è in qualche maniera confuso con una guerra di opinioni. Lo scienziato non può avere opinioni. Lo scienziato deve dire le evidenze scientifiche, deve parlare delle evidenze scientifiche. Se io dico una cosa e non dico apertamente questa è una mia opinione, ma sotto c'è scritto Pierluigi Lovalco virologo, no? Se c'è scritto Pierluigi Lovalco virologo, se io sto esprimendo la mia opinione, chi mi ascolta pensa che questa non è la mia opinione, ma che è la voce della scienza. È lì che si è creato il cortocircuito. Molte persone, molti miei colleghi che si trovavano in televisione molto spesso, purtroppo si sono trovati a dover esprimere delle opinioni, che erano delle opinioni personalissime. Erano opinioni personalissime, non rappresentavano la comunità scientifica in quel momento. Però nel momento in cui c'era scritto sotto infettivologo, virologo, epidemiologo, eccetera, e in quel momento chiaramente hanno creato oggettivamente, era la voce, sarebbe dovuta essere la voce della scienza, e quindi lì si è creata molta confusione. Però diciamo questa confusione è stata creata oggettivamente dall'inflazione, era molto difficile gestire questa inflazione di informazioni, no? Questa infodemia di cui addirittura ha parlato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi gestire questa complessità, gestire l'incertezza. Tenete presente che c'è una disciplina che è la comunicazione dell'incertezza, cioè si fa un esame per imparare a comunicare l'incertezza del metodo scientifico.
Voi immaginate appunto che invece uno andava là davanti alle telecamere, sparava con ogni giro che gli passava la testa in quel momento, stanco dopo una giornata di lavoro, di danni comunicativi sono stati fatti parecchi. Grazie professore. Prima della domanda al dottor De Santis, una piccola domanda al nostro autore, dottor Sinisa. I nostri ospiti hanno citato i personaggi che sono piaciuti di più. C'è questo Vito che è un bambino cinico, c'è la bambina Bella che è una bambina dolcissima. L'infanzia è un po', diciamo, accantonata in questo libro, così come è accantonata la comunicazione istituzionale, e di questo ne parleremo con lei a brevissimo. Allora, cosa possiamo dire a questo proposito? Sì, sì, è vero, l'infanzia è un po' accantonata, ci sono soltanto questi due bambini che sono diversissimi l'uno dall'altro, ma perché io comunque in ogni personaggio ci ho messo un pochino di me, anche se ovviamente stravolto, deformato, nascosto anche, perché quando ho espresso cose sgradevoli da esprimere, cose cruente, eccetera, sarebbe stato meglio nascondere questa parte di me poco commendevole, diciamo così. Probabilmente ho avuto poca possibilità di immedesimarmi nello spirito dei bambini. Mi è stato detto anche, mia moglie mi ha detto, che poche volte i personaggi sono personaggi femminili, molte volte sono personaggi maschili, perché mi è stato più facile identificarmi in loro. C'è da dire però che al di là del libro, al di là della mia esperienza, va detto che i bambini molte volte sono stati accantonati nel corso dell'ultimo anno e mezzo, per una serie di motivi. In piccola parte anche per motivi positivi, perché per molto tempo i bambini sono stati meno esposti al virus, alle conseguenze del virus, e quindi in qualche modo venivano tenuti in una bolla di serenità, quasi come se quello che stava accadendo non li riguardasse. Per molti altri versi in maniera colpevole, perché invece quello che stava accadendo li riguardava in maniera indiretta, perché le scuole chiuse, i genitori a casa, la rabbia degli adulti, le costrizioni, l'assenza di relazioni interpersonali non potevano non avere ricadute anche sui bambini. Quindi in qualche modo sì, riconosco di aver avuto io difficoltà in medesimarmi nelle problematiche dei bambini, ma forse l'abbiamo avuto un po' tutti quanti questa difficoltà. Mancano in questo libro anche i politici. Perché? Allora, in alcuni passaggi i politici ci sono e io ho preferito, volendo fare un libro divertente, prenderli in giro. Per esempio nel racconto Le colpe degli altri, dove parlo dei costi della pandemia, di chi e come debba pagare i costi della pandemia, no? E c'è tutta una questione sul fatto che chi ha colpa dei propri problemi di salute, secondo alcuni politici descritti in quel racconto, non deve mettersi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, perché non è giusto che il denaro pubblico paghi l'obeso che ha problemi cardiaci, che continua a mangiare o continua a fumare e così via. Io prendo in giro queste cose, quindi i politici ci sono nell'ambito di una polemica politica sterile. Quando ho affrontato problemi un po' più seri, anche in maniera cruenta, quando ho affrontato emozioni, sia quelle dolci, quelle poetiche, sia quelle commoventi, ci sono dei racconti in cui ci sono dei drammi individuali, alcuni superati brillantemente, altri invece superati non bene, in maniera drammatica, o anche nei racconti in cui io parlo della violenza, parlo della vendetta, parlo della morte, parlo dell'amore non ricambiato, eccetera, io ho preferito parlare delle persone, individuare e descrivere persone che in quel momento stavano vivendo delle difficoltà a cimentarsi con delle situazioni o con delle loro emozioni. E dico anche che in queste storie molte volte la pandemia non è protagonista,
Cioè la pandemia talvolta accentua, enfatizza le difficoltà, come è accaduto a tutti noi. Altre volte assiste, è testimone, è spettatore, ma i problemi che i personaggi affrontano spesso non sono dovuti alla pandemia, sono dovuti alla loro difficoltà nel gestire proprie reazioni, proprie emozioni e così via. Dottor De Santis, la Regione Puglia ha saputo cogliere questo che ha detto il dottor Sinza, cioè che la pandemia ha portato alla luce dei disagi esistenti. La Regione si è fatta carico di questi problemi e poi è cambiata la comunicazione istituzionale proprio in virtù della pandemia, sì o no e perché? Allora, la riflessione del dottor Semisa e quest'ultima che ha fatto è stata straordinariamente vera. Vedete, quando a un certo punto ci siamo trovati a scegliere la tipologia di scuola, il problema successivo alla DAD per noi è stato come consentivamo a ragazzi che a casa non hanno un computer o l'unico collegamento con internet, il telefonino con 10 giga, come potevano seguire le lezioni, perché questa pandemia ha fatto emergere tutti i problemi di differenze sociali che già esistevano, ma soprattutto le acuite. Immaginate quanto ha pesato nella prima fase per famiglie meno abbienti comprarsi la mascherina, che, diciamo, probabilmente qui siamo tutti nelle condizioni di poterlo fare, ma immaginate chi dice, diciamo, quando doveva spendere un euro o due euro al giorno per 5 persone, cosa significava e quanta obesità questo ha costruito poi nelle famiglie meno abbienti, perché, diciamo, molti ci siamo divertiti, no? Ordinando le cose a casa, ma quanti invece non avevano la possibilità di farlo, quindi, diciamo, nel momento in cui bisognava aspettare la cassa integrazione che è arrivata dopo 4 mesi, 5 mesi, hanno dovuto cambiare il loro regime alimentare e introducendo sostanzialmente solo carboidrati nelle varie forme. Abbiamo visto poi che questo è diventato anche, diciamo, un giochino sui social delle focacce, delle pizze, del pane, eccetera eccetera. Il mio amico Casino è felicissimo perché ha aumentato del 50% nel 2020 il suo fatturato, passando da 2 a 3 miliardi, però, diciamo, i costi sanitari di questo, soprattutto i disturbi alimentari che sono costruiti, sono giganteschi. Quindi noi ci siamo preoccupati, abbiamo provato a dare delle risposte anche davanti a questi approcci diversificati di affrontare la pandemia, soprattutto per quelle famiglie che hanno più difficoltà. Abbiamo subito attivato una serie di misure di aiuto per l'acquisto di computer, l'abbiamo fatto con le scuole, l'abbiamo fatto anche direttamente con alcuni bandi aperti ai cittadini, naturalmente con l'ISEE di un certo livello. E poi ci siamo dovuti, diciamo, per fortuna su questo, il professor Lopato, vuol dire che quando il presidente Emiliano, dico una cosa che non ho detto mai in pubblico e non ho detto nemmeno al professor Lopato, quando Emiliano decise di prendere Maradona, cioè uno di quelli che andava in televisione ma parlava, come ha detto poco fa, solo delle cose di cui si occupa, e per noi, diciamo, l'idea che venisse Maradona a darci una mano è stata una cosa che ci ha molto entusiasmato. Dovete sapere che, diciamo, attorno al presidente siamo tutti più o meno della mia generazione, quindi lo staff più vicino, no? Tranne, diciamo, il mio tra virgolette superiore che ha 6 anni più di me, però più o meno siamo tutti under 40, e quindi quando abbiamo detto sta arrivando lo palco, devo dire che è stata una fortuna, perché lui, a noi che ci occupiamo di economia, di aiuto alle aziende, alle imprese eccetera, lui ci ha spiegato che questo non era uno scherzo. Cioè, all'inizio si pensava che nel giro di qualche mese tutto ciò potesse finire, c'era una corrente di pensiero, arriva l'estate e finisce tutto, no? Invece lui, diciamo, in maniera molto ferma ci ha detto: guardate che non è così, cioè questa cosa è un percorso che non sappiamo quando finirà, vedremo quello che succederà. E quindi, avendo avuto, diciamo, Maradona, noi ci siamo messi a fare Zola, il Cannavaro eccetera, e quindi ci siamo preoccupati di come evitare che la nostra economia soffocasse completamente. Diciamo, non sto raccontando una cosa che è a divenire, una cosa che è successa. Il 2020
delle regioni italiane, la Puglia è la seconda regione che ha perso il PIL di meno in Italia. Perché? Perché il professor Lopato ci guardate che questo processo sarà lungo, appunto noi diciamo, facciamo un'operazione diciamo, che qualche sindaco, scrive che non abbiamo tagliato soldi, non abbiamo fatto l'operazione, ma qualche sindaco ci ha è stato molto contrario perché abbiamo deciso che le opere che si fanno tra 20 anni di non finanziarle, di toglierle, di finanziarle con la nuova programmazione dei fondi europei, abbiamo preso quasi 1 miliardo di euro e li abbiamo divisi tra tutte le imprese e sostegno alle persone che dalla sera alla mattina si sono trovate senza un euro, senza un lavoro. Quindi abbiamo provato a fare una misura anticiclica che però ha consentito alla Puglia di non perdere quanto ha perso l'Italia, quanto hanno perso le altre regioni meridionali, ma diciamo di perdere di meno come PIL e soprattutto in questo momento siamo la seconda regione italiana dopo il Veneto che sta crescendo di più. Oggi l'Europa ci ha comunicato che l'Italia è la nazione che sta crescendo di più in Europa, ha un segno, ha cresciuto nel secondo trimestre del 2.3%. Dentro questa crescita la Puglia sta al 5,6 in questo secondo trimestre e siamo a 0,1 sotto il Veneto. Se guardate gli altri regioni meridionali stanno ferme e questo è avvenuto perché diciamo, c'è stato un lavoro di squadra in cui abbiamo provato a dare le risposte e soprattutto ad evitare che molti rimanessero dietro. Abbiamo sbagliato tante cose, lo dico soprattutto non so se ci sono operatori, imprenditori, professionisti, abbiamo sbagliato tante cose, però abbiamo provato a dare una mano a tutti con gli incentivi che abbiamo messo in piedi. Diciamo, i dati economici in questo momento ci dicono che non abbiamo sbagliato. La seconda domanda la sono dimenticata però, perché mi sono messo a divagare. È cambiata totalmente, però è cambiata totalmente per tante ragioni. Lo spiegava un po' il professor Lopalco sulla questione del talk show, no? Siamo passati da Maria De Filippi che aveva gli ascolti più alti per un anno, 2 mesi. Lei è scesa in classifica terza, quarta posizione, ora è ritornata naturalmente alla grandissima, però oggettivamente questo ha cambiato anche i canoni totalmente della comunicazione istituzionale. Però diciamo, ecco, io vorrei provare a ritornare al libro per dire l'ultima cosa. Questo libro è diciamo, non solo vi invito nuovamente ad alzarvi appena finiamo di comprare il libro, però è anche un libro che prova a dire alcune verità che sono fuori dal nostro dibattito pubblico, ovvero che noi siamo stati fortunati in Italia, siamo stati fortunati in Europa, perché abbiamo una sanità che è pubblica. Ci sono centinaia di milioni di persone che hanno subito e hanno vissuto il Covid molto peggio di noi, ci sono centinaia di migliaia di persone che sono morte perché nei loro paesi non c'è la sanità pubblica e c'è sempre in questo splendido La colpa degli altri, sempre questo secondo me un capitolo molto bello del libro, quello tra virgolette più politico con la P maiuscola, cioè che guarda davvero al bene delle persone, quando nel libro si racconta che c'è qualcuno che dice ma che dobbiamo fare degli obesi, se la pagassero per i fatti loro la cura, che se ce ne dobbiamo fare di quelli che sono diversamente abili, se la pagassero per i fatti loro. Guardate che questo tema è il tema che nei primi 10 anni, anzi nei primi 20 anni del nuovo millennio che stiamo vivendo ha trasformato il sistema sanitario in giro per il mondo. Guardate gli Stati Uniti, guardate il Brasile, guardate la Lombardia, perché nella prima fase la Lombardia, il Brasile, questo ve lo potrà dire il professor Lopalco in maniera scientifica, e gli Stati Uniti hanno avuto la stessa forza di contagi, perché erano i sistemi meno pubblici, erano i sistemi che avevano un'assistenza minore rispetto al resto dell'Italia. Se noi lo confrontiamo anche rispetto al resto del paese, la risposta del pubblico è stata molto più pronta.
E da questo punto di vista, siccome il professor Semis, come me, come lo palco, non so, il mestiere del sindaco, ingegnere, quindi non è dipendente pubblico, questo è un orgoglio per chi è dipendente pubblico, perché spesso si parla malissimo dei dipendenti pubblici, dell'apparato pubblico, e invece ancora oggi, ancora in questi giorni, mentre siamo qui, noi abbiamo persone che non stanno andando in ferie perché stanno continuando a vaccinare, abbiamo persone che non stanno andando in ferie perché siamo pieni di fuochi e la protezione civile passa da vaccinare a spegnere gli incendi, e quindi dovremmo essere un po' orgogliosi di quello che abbiamo costruito. Questo libro, diciamo, anche in quel capitolo parla anche di questo, della politica con la P maiuscola. Delle domande dal pubblico che volete rivolgere ai nostri ospiti? C'è qualcuno? Niente, io mi sento, sono Davide, tra l'altro sono anche un operatore di protezione civile e quindi scusate le spalle. E, innanzitutto sono contento di parlare a questa gente perché il sacrificio è stato fatto veramente tanto. E, innanzitutto avete parlato di tanti attori di questa pandemia, ma gli operatori di protezione civile sono presenti nel libro? Punto primo. E un'altra domanda, e non è provocatoria, assessore, mi perdoni, ma è un dato di fatto. La Regione Puglia cosa intende fare con tutti gli operatori di protezione civile che sono stati impegnati in queste ondate? Sono stati attivati veramente tanto, noi non vogliamo una valigia di cartone, noi andiamo e partiamo perché la nostra missione è proprio quella di fare il volontariato attivo, come diceva il dottor Domenico De Santis, si viaggia dagli hub all'incendio, poco fa Lecce Novoli, di nuovo fume tossica, una nube tossica, siamo veramente nella rovina. E questo cosa intendete fare come Regione Puglia? Perché lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 di dicembre. Noi siamo sempre attivi, nonostante tutto lavoriamo e facciamo, lo fanno, io lavoro, e quindi non ci sono ancora operatori che lavorano. Sembra giusto forse un riconoscimento, non vogliamo un riconoscimento economico, però un ringraziamento in forma ufficiale forse ci vuole, anche farci la divisa, anche quella del semplice, come dire, riconoscimento sulla divisa, forse a noi che l'abbiamo indossata per quasi 2 anni vale la pena. Ok, grazie. Poi prima il dottor Semis e poi il professor. Se ci sono ancora altre domande le raccogliamo e così poi rispondiamo tutti insieme. Beh, allora, non ci sono nel libro gli operatori di protezione civile come tali, perché ci sono le persone, però ci sono i buoni sentimenti. Alcuni che hanno letto il libro mi hanno detto: tu hai fatto una carrellata di emozioni, e ci sono le emozioni di segno negativo, la violenza, la vendetta, il dolore, il dramma, le emozioni di segno positivo. L'amore per la natura, l'amore per il viaggio, la solidarietà, l'amore non corrisposto, l'amore cauto, prudente, che non deve guastare le abitudini di vita, gente che si perde e poi si ritrova e così via. Ci sono le emozioni positive, c'è la solidarietà, c'è chi si salva recuperando emozioni positive se le aveva perse. Anche certi racconti dolorosi, ce n'è uno, io sono legato perché l'ho dedicato a una persona che non c'è più, è una storia che ha una radice di verità, il regalo di Natale si chiama, e anche lì è un dono d'amore quello di cui si parla. Allora, in queste emozioni positive io vedo il ruolo del volontariato, il ruolo degli operatori della protezione civile, eccetera. E devo dire questo, non so se ci saranno, io mi auguro di sì, penso di sì, dei riconoscimenti istituzionali, non è mio compito dirlo, ma sicuramente c'è il riconoscimento di tutta la popolazione a tutti
quelli che hanno messo in campo emozioni positive. Io ho visto in giro, anche quando nei momenti più confusi agli inizi delle vaccinazioni, quando si cambiava il criterio di vaccinazione, quindi la gente arrivava incazzata anche a fare le file perché magari non aveva funzionato la prenotazione o c'era stato un contrattempo. Prima di odiare i meccanismi sono stati un po' inceppati, ma perché noi stiamo facendo i conti con una situazione epocale, cioè con una piaga d'Egitto, secondo me noi ancora non ce ne stiamo rendendo conto, ce ne rendiamo conto quando sarà passata quello che abbiamo superato. Quindi secondo me quello che non ha funzionato è abbastanza ragionevole, forse anche minore di quello che sarebbe stato lecito aspettarsi. Quando sono passate le reazioni negative del momento, le incazzature del momento, è venuta fuori poi la riconoscenza, il senso di appartenenza, la solidarietà, anche sollecitata con i modi popolari che più ci appartengono. Allora ricordiamo l'anno scorso l'uscita sui balconi, sventolare la bandiera, cantare insieme l'inno nazionale e così via, anche se poi prendo in giro e dico che poi quando è ripartenza chi canta l'inno nazionale viene fischiato, però prima della ripartenza, quando abbiamo cantato l'inno nazionale, è stato molto bello per tutti quanti noi, no? Ci abbiamo creduto. E allora siamo un popolo cinico, siamo un popolo talora incazzato, però quando recuperiamo la serenità sappiamo riconoscere i valori, i buoni sentimenti e i meriti di chi ha merito. Io non posso rispondere parzialmente a questa domanda, però se c'è fatto la protezione civile non rientra tra le mie prerogative e compiti istituzionali. Però io devo dire che se io avessi saputo appunto che ci siamo detto che sei un operatore della protezione civile, io immediatamente gli avrei detto grazie per quello che avete fatto. Allora, anche agli altri, devo dire, perché dagli altri io ogni volta guarda, ogni volta che hai visto, ne ho visitati tanti hub in tutta la regione, ogni volta che hai visto un hub, le prime persone che vado a ringraziare sono loro. Cioè, puoi chiederlo in giro. Cioè, quindi il riconoscimento profondo che le istituzioni sanitarie, che la sanità ha per la protezione dei locatori e protezione civile è enorme. Guardate, non so, oltre quanti abitanti fa? 5.000. Allora, te presente noi ogni giorno da mesi vacciniamo 30.000 persone. Cioè, è come se ci fossero 6 o 30 che vengono vaccinate ogni giorno. Cioè, è uno sforzo che è impensabile, che sarebbe stato impensabile farlo con le forze della sanità. Cioè, le forze della sanità da sole, ma sarebbero state messe in ginocchio dopo un mese. È stata dura e ce l'abbiamo fatta anche perché c'è stato un concorso da parte di tutti. Cioè, si è unito l'esercito, ha fatto un ottimo lavoro, c'è soltanto la caserma Zappalacco, quello che hanno fatto, e in altre zone della Puglia lo stesso, e poi voi. Cioè, senza di voi la campagna vaccinale non si sarebbe fatta, punto. Cioè, non ce l'avremmo fatta. Infatti uno dei problemi che avevamo proprio nel mese di agosto era come fanno questi ragazzi con cura ad agosto a continuare a fare lavorare. Impegnati in due fronte, poi erano impegnati con l'incendio, quindi a Porto Barisco. Cioè, vi assicuro che la consapevolezza da parte delle istituzioni sul vostro lavoro c'è tutta, e quindi il ringraziamento non ufficiale c'è in ogni occasione, quello ufficiale ci organizziamo per farlo. E quella della divisa è una bella idea. Quando scrivete il libro ricordate quello che ho detto io. Rimarrà scritto. E allora l'ultima domanda, dobbiamo aspettarci i racconti delle vaccinazioni? Domanda secca, risposta secca. Vediamo l'anno prossimo, forse viene fuori qualcosa, ma non tanto, non sempre, non solo sulla pandemia, sugli sforzi delle persone di andare avanti, ecco, su quello forse. Benissimo, ringraziamo i nostri ospiti, Domenico Sinistra, autore dei racconti del coronavirus, Vito Vizioni, l'assessore alla sanità per il Palco, vice capo di gabinetto alla Regione Puglia, Domenico De Santis, il primo cittadino di Ostra, il nostro ospite, Paolo Carriti. Grazie a tutti da Lucia Schinzano e mi permetto di dire anche da Ambiente Ambienti. Di nuovo buonasera.